22:51 di nuovo in diretta su Rete Veneta. Elezioni, scusi Miatello, elezioni, l'Europa prevede lo scenario peggiore. Ho visto un titolo poco fa, voto a perdere, no? Perché si fanno tutti i calambur e così anche un po' di satira sul voto, su questo e altro, insomma, no? Perché poi in ogni caso la satira, l'ironia è anche un cardine di un confronto democratico, no? Si può criticare civilmente, ironizzare. Miatello, dovete denunciare Banca Intesa San Paolo, sono loro che hanno organizzato l'imbroglio. Poi torniamo ancora adesso sulle banche, eccetera. Vediamo un tetto al numero degli stranieri nelle scuole, se ne parla in questo servizio. Poi torniamo, credo che sia, non so se buio o speranzoso, ma insomma, vediamo questo servizio. È una sfida perché non è assolutamente facile, i frutti li raccoglieremo tra qualche anno, di sicuro non oggi per domani, ma è un lavoro che andava fatto, difficile, impegnativo, che nessuno ha mai fatto in Italia e ci candidiamo a sperimentarlo, a provarlo noi. A partire dal prossimo anno scolastico, nelle scuole veneziane primarie e dell'infanzia, gli iscritti non potranno superare il 40% del totale dei bambini, percentuale che sarà ridotta al 30% dal 2020. Sul tema è stato redatto un protocollo d'intesa. È la prima volta in Italia in cui comune, regione, ufficio scolastico regionale e prefettura provano a trovare una soluzione al tema dell'eccessiva concentrazione in alcune scuole del territorio di bambini con background migratorio, quindi immigrati, neoarrivati o comunque provenienti da famiglie non pienamente integrate. Ci sono i casi limite in cui si supera la maggioranza di studenti stranieri in una classe e questo crea dei problemi agli stranieri come integrazione, ma anche e soprattutto ai ragazzi italiani, e quindi c'è la fuga da queste scuole degli italiani e il rischio di ghettizzazione di questi plessi. Una decisione presa per evitare un'eccessiva concentrazione di alunni stranieri che diventerebbe penalizzante in primis per loro, per il processo di integrazione. La richiesta principale di questo intervento arriva proprio dalle famiglie di ragazzi immigrati, le quali si rendono conto che in una classe solo di ragazzi del Bangladesh non ci può essere vera integrazione e non fa bene ai ragazzi stessi. Quindi è un lavoro che si fa per tutti e credo che se dovesse funzionare a Venezia, penso possa essere un modello per l'Italia. Ci sarà un lavoro forte degli uffici comunali, del servizio migrazione per parlare con le famiglie e convincerle a scegliere plessi vicini alla scuola precedentemente scelta. Il provvedimento riguarda in particolare determinati istituti. La zona di Marghera e la zona di Via Piave e Via Cappuccina. Sono le zone in cui abbiamo registrato i maggiori picchi, su cui ovviamente andremo anche a potenziare i servizi offerti alla scuola, perché più rendiamo attrattiva la scuola per altri ragazzi, più evidentemente anche la concentrazione può essere diluita. Intervista di Ilaria Marchiori, ricordo questo titolo, l'Europa prevede lo scenario peggiore, Juncker che oggi pomeriggio ha detto di temere l'esito delle elezioni in Italia perché potrebbero portare instabilità, e in particolare ha detto ci potrebbe essere un governo non operativo, appena ha parlato Juncker è successo di tutto, è crollata, ha perso punti la borsa di Milano, è salito lo spread. E molte critiche sono arrivate da quasi tutti i partiti. Allora riprendiamo da Fabio Bui. No, io ho sentito la proposta del collega assessore di Venezia sul numero chiuso. Sì. Io ho il problema inverso, che molti immigrati sono ritornati a casa e rischio di chiudere delle scuole, per esempio quella della frazione, perché mi garantivano i numeri. Il prossimo anno dovrei salvarmi. Ma invece che fare le scuole a numero chiuso, io metterei e potenzierei i servizi alle scuole per poter garantire l'istruzione e l'integrazione vera nelle scuole. Quindi potenziando il corpo docente, potenziando anche i servizi di dopo scuola per accelerare l'apprendimento della lingua italiana e per accelerare percorsi di integrazione degli scolari ed eventualmente anche coinvolgendo le famiglie, perché molte volte il problema è che le famiglie degli scolari che provengono da paesi soprattutto africani in questo momento non hanno la percezione dell'accompagnamento scolastico del ragazzo.
Quindi se la scuola è un grande sforzo educativo, dobbiamo investire in maniera seria e a 360 gradi. Non basta dire delocalizzo un po' di ragazzi da una parte all'altra, perché poi subentrerebbe anche un altro problema. La famiglia che abita in via Piave fa fatica a portare il bambino in via Terraglio, perché non ci sono nemmeno i mezzi scolastici, perché peraltro in alcune realtà, e parlo dei comuni più piccoli, non possiamo più nemmeno garantire il trasporto scolastico, perché abbiamo tagliato anche questo. Quindi io farei un grande sforzo su questo settore educativo, sulla scuola, con investimenti che garantiscono all'insegnamento, e garantiscono il dopo scuola, e che garantiscono il rapporto scuola-famiglia, quel grande sforzo culturale di cui parlavamo prima, che serve proprio per garantire integrazione. Oggi l'integrazione non la facciamo con l'assistenzialismo. Dare i contributi a pioggia non serve assolutamente a niente, creiamo una dipendenza. Oggi l'integrazione la facciamo con l'istruzione e col lavoro. Queste sono le due scommesse che dobbiamo fare, altrimenti creiamo disagio. Allora, prima di tornare da Luana Zanella, che si è occupata per anni con i Verdi di ambiente, se ne occupa ancora, vediamo un servizio che è un po' uno strascico dell'inchiesta Fanpage, che ha portato le dimissioni del figlio del governatore De Luca in Campania, perché c'entrano tangenti, pesanti accuse e poi anche infiltrazioni della Camorra. E qui però si parla appunto di infiltrazioni a Marghera, vediamo. Questi sono soldi della Camorra. Va bene, dove è il problema? Non lo so, io te lo dico proprio, ci dobbiamo stare attenti. Io ho fiducia di te, ti ho conosciuto da poco. Vabbè, ma mica li cambiamo noi, li facciamo cambiare. Non lo so, sono affari tuoi. L'ombra della Camorra si allunga su Marghera. L'ultima puntata dell'inchiesta della testata online Fanpage sui traffici illegali in Campania mostra una misteriosa donna dall'accento veneto proporre all'ex boss camorrista Nunzio Perella, infiltrato per il giornale, un'area per lo stoccaggio di rifiuti nelle vicinanze del porto commerciale di Venezia. Secondo gli autori dell'inchiesta, la donna avrebbe fatto da tramite per una cordata di imprenditori locali, millantando familiarità con esponenti della politica locale e nazionale. La magistratura deve fare chiarezza, perché se ci sono mele marce nel nostro territorio debbono essere individuate. Marghera ha già pagato un prezzo altissimo per i traffici illeciti intorno al porto e al sito industriale, ricordano dal Movimento 5 Stelle. È necessario usare ogni mezzo per impedire infiltrazioni della criminalità organizzata nel nostro territorio. La figura dell'agente provocatore è stata da noi espressamente presentata e proposta in Parlamento nel 2015 e nel 2016. Queste nostre proposte sono state bocciate. L'agente provocatore, come è appunto questo rimedio utilizzato da Fanpage, è utilissimo e serve anche per i reati di corruzione che danneggiano il nostro paese. Al di là di eventuali aspetti penali, sostengono i grillini, la politica ha il dovere di impedire che Marghera diventi il terminale delle rotte dei rifiuti. Per questo sito il futuro deve essere un altro. Diciamo un no chiaro, un no a nuovi siti di stoccaggio per rifiuti tossico-nocivi a Porto Marghera. Porto Marghera deve essere recuperata, sono già stati fatti dei tentativi in passato anche con l'aiuto e l'avallo della regione, e fortunatamente la popolazione si è sollevata contro queste ipotesi, l'ipotesi del revamping di Alles e anche altri episodi. Intervista di Tommaso Stoppa, consigliere del Movimento 5 Stelle Scano a Venezia. Luana Zanella, che futuro, che scenario può tracciarci per Marghera? Cioè, innanzitutto concordo con quello che diceva Davide Scano, sì, rispetto alla scelta di Porto Marghera come ulteriore luogo per accogliere i rifiuti peggiori, tossico-nocivi, eccetera. I Verdi sono sempre battuti contro e adesso finalmente credo ci sia un consenso che va oltre il mondo dell'ambientalismo. E certo è che siamo molto indietro con il discorso delle bonifiche e anche della rivitalizzazione di Porto Marghera, perché il problema vero è che ci deve essere un grande progetto per far sì che Porto
Porto Marghera non perda la propria vocazione di luogo, di produzione, di industria, eccetera, però deve fare un salto e noi diciamo, ma non lo diciamo fortunatamente soltanto noi, ci deve essere una riconversione in senso ecosostenibile, perché visto anche la collocazione di Porto Marghera, che è stata all'epoca decisa in totale ignoranza di quello che era il valore dell'ambiente, al presente non può essere che un'industria e una produzione che non solo rispettano l'ambiente ma lo valorizzano. Abbiamo vicino Venezia, abbiamo la laguna veneziana, che è uno dei luoghi più diciamo magici del mondo e importanti dal punto di vista naturalistico, SIC, zone insomma preziose dal punto di vista anche dell'interesse europeo rispetto a questi siti. Non possiamo permetterci ulteriori interventi che vadano a degradare quando poi l'ambiente, quando poi questo si intreccia purtroppo, come si intreccia anche nel Veneto e a Venezia, pure con il malaffare, ma anche con una diciamo veramente disprezzo di quello che è la civiltà, insomma, che dovrebbe essere alla base di perfino anche degli interessi economici, insomma. Non è possibile che questa signora o chi per lei si possa esprimere al presente in un luogo così già diciamo violentato e sofferente in questa maniera. Io la prenderei e la metterei dentro un recipiente di rifiuti per capire cosa significa. Senta, cosa ne pensa della, proprio c'è uno scontro col Movimento 5 Stelle e il sindaco Brugnaro sul progetto del sindaco di trasformare l'area del Pili. Qui c'è la questione del conflitto di interessi, lui ha fatto... Per quanto riguarda il discorso del conflitto di interessi, ha fatto il blind test, eccetera, blind test, ecco, no? Però io personalmente ricordo le sue parole del 2015, quando egli aveva affermato che non avrebbe fatto nessun intervento in quel luogo, e io mi attengo a quel tipo di impegno, perché al di là del blind trust o di altri diciamo scappatoie, io ritengo che un uomo come lui è deve essere di parola. Poi per quanto riguarda gli altri interventi, c'è un consiglio comunale, vogliono fare il palazzetto, secondo me fare il palazzetto lì vuol dire non farlo per niente, perché ci metteranno non so quanti secoli solo per il discorso decontaminazione, bonifica e quant'altro. Lo facessero in un posto dove si fa anche più velocemente. Poi è chiaro che lì è un luogo su cui bisogna intervenire, ci sono già dei progetti, c'è un piano, ci penserà il Consiglio Comunale, ecco. Sono due cose diverse comunque, un conto certo. Il conflitto di interesse, un conto è il progetto di riqualificazione, che certo. Quello è necessario. Granzon? No, io vorrei tornare un po' all'immagine che ho visto a Padova, perché c'era quel servizio, poi dopo non l'abbiamo commentato, con alcuni commercianti vicino alla stazione che lamentavano una situazione di degrado insostenibile. E rispondendo un po' al tema della puntata Elezioni d'Europa, prevede lo scenario peggiore, mi interrogavo su qual è lo scenario peggiore. Certo. Abbiamo visto questa sera alcune immagini, quelle di Torino, con una piazza furente nei confronti delle istituzioni e dei difensori dell'ordine pubblico, che sono i poliziotti e i carabinieri. Abbiamo visto alcune immagini e alcune interviste a Padova, in una stazione, dove ci sono in alcuni casi sfaccendati, in altri casi ci sono pusher che a qualsiasi ora del giorno e della notte, in spregio alle istituzioni, alle leggi, spacciano la droga e intimoriscono le persone per bene e sottraggono spazi alla comunità, alla società, alla socialità. Perché anche qualche giorno fa sono stato con Giorgia Meloni fuori dalla stazione di Mestre, abbiamo potuto toccare con mano, non solo guardando i filmati che ci mandavano i cittadini, ma vedere cos'era via Monte San Michele, via Trento, via Fogazzaro, strade che sono sottratte ormai al controllo delle istituzioni, dove in barba alla presenza di polizia, carabinieri e della polizia locale, gli spacciatori
in modo del tutto naturale e senza alcun tipo di problema, continuano a esercitare l'attività di spaccio. E lo fanno anche con metodi che assomigliano a quelli mafiosi. Oggi non abbiamo più solo la mafia, visto che c'era il servizio di Fanpage che parlava della camorra, non abbiamo più soltanto la macrocriminalità locale, quella, voglio dire, che storicamente conosciamo come 'ndrangheta, camorra, Sacra Corona Unita, mafia, ma abbiamo anche altre mafie. Abbiamo la mafia dei cinesi, abbiamo la mafia russa, abbiamo la mafia dei nigeriani, abbiamo la mafia nigeriana. E di fronte a queste mafie pare che da parte delle istituzioni italiane non ci sia quell'attenzione, quel controllo, quella condanna che a parole sembra esserci invece nei confronti di quella nostrana. E allora viene da chiedersi se l'Italia che vogliamo vedere il giorno dopo le elezioni sarà l'Italia disegnata in quelle immagini che abbiamo visto, quelle di Torino con gli scontri provocati dai centri sociali, quella di Padova fuori dalla stazione dove ci sono tanti clandestini, persone che sono arrivate in Italia non perché hanno diritto ad avere l'asilo politico, ma persone che sono arrivate in Italia perché sanno che l'Italia le accoglie pur se non hanno il diritto di esserci. E allora quando si dice ad esempio ma è un problema dell'Europa quello dei flussi migratori, dico beh fino a un certo punto è un problema dell'Europa quello dei flussi migratori, perché se da un parte c'è la Spagna che respinge con l'esercito l'arrivo di 800 migranti a Ceuta, va bene, non si può pensare che quella Spagna che respinge l'arrivo dei migranti a Ceuta poi debba accogliere i migranti clandestini che arrivano da noi e che noi invece accogliamo senza bloccarli alle frontiere. L'Europa diventa allora è vero che ci sono gli aventi diritto all'asilo politico, ci mancherebbe altro, ma dovrebbero essere per l'appunto soprattutto i bambini, dovrebbero essere gli anziani, dovrebbero essere le donne. E guardando quei centri di accoglienza dove sono stipati centinaia e migliaia, anche nel nostro territorio, siamo andati a Cona, siamo andati a Bagnoli di Sopra qualche giorno fa, beh, vediamo che il 95% delle persone che sono all'interno di quei campi, di quei centri di accoglienza, non sono né donne, né bambini, né anziani, ma sono tutti uomini maschi, che sono di sana e robusta costituzione, che non si scappano affatto da alcun tipo di guerra, perché se scappassero dalla guerra dovrebbero essere ritenuti responsabili di aver abbandonato le loro famiglie sotto le bombe, ma vengono semplicemente a cercare fortuna qui, a un costo, a un costo di 37 euro a testa al giorno. 37 euro a testa al giorno, che ovviamente non si intascano loro, ma 37 euro a testa al giorno che alimentano quel business di cooperative, di associazioni, di finti volontari, di pseudo benefattori, che alla fine sull'immigrazione hanno costruito un grandissimo business. Ma poi l'effetto finale di questo business è che abbiamo le strade insicure, abbiamo l'insicurezza nel portare i nostri figli al parco e abbiamo anche, se vogliamo, una percezione di insicurezza. Non c'è solo l'insicurezza perché c'è la violazione della legge, ma c'è la violazione costante di quelle che sono le regole di comportamento. Perché quando una persona butta il mozzicone, quando una persona si comporta in modo incivile, come ricordava giustamente la ragazza di colore prima, poi danneggia non solo e la possibilità di essere accolto, non solo danneggia la possibilità di essere integrato, ma danneggia anche tutti i suoi connazionali che in questo territorio lavorano, operano in modo regolare e che in questo modo rischiano di essere accomunati al delinquente. Allora, se vogliamo evitare il razzismo, se vogliamo evitare la xenofobia, chiudiamole le frontiere. Facciamo il blocco navale, come fanno tutti gli altri stati, anche in questa Europa. Siamo il collaborato d'Europa e non possiamo immaginare e pensare che gli altri stati vengano in aiuto a noi per prendersi carico dei problemi che stiamo creando noi. Non perché ci sono problemi di natura migratoria, ma perché abbiamo un altro problema in Italia che si chiama Partito Democratico. Voleva dire qualcosa però brevemente, perché dobbiamo andare anche da... Stazione di Padova, contro il sindaco, pericoloso sindaco comunista Giordani, la responsabilità. Stazione di Mestre,
governa il centrodestra. Ma figurati, c'è colpa, problema del sindaco. È colpa del governo. Ma non è un problema del sindaco, no, no. È un problema di quelli che stanno al governo, che accolgono, sì, ma non che respingono. Te parli del blocco navale. Che accolgono, quando non sono arrivati i primi albanesi ed eravate al governo, ma lascia che parli. Hai fatto il blocco navale con l'Albania. Ma 92, ma di che? Sì. Scappavano quelli, scappavano dal comunismo. E non avevamo lo stesso. Quelli scappavano dal comunismo. Non sai da cosa scappavano quelli con gli albanesi. E cosa vuol dire scappavano dal comunismo? Scappavano dal regime comunista degli albanesi. E cosa vuol dire questo scappavano dal comunismo? E allora non c'era nemmeno allora il centrodestra, perché c'era che scappavano al governo, dal comunismo. Al governo c'era ancora la Democrazia Cristiana. Allora abbiamo accolto che cosa quelli, non sai neanche cosa parla. Abbiamo accolto quelli che scappavano dal comunismo, vabbè. Allora come si può tollerare la dittatura finanziaria quei maledetti centri sociali? Spero che presto la destra li chiuderà tutti, sbandati, violenti, allucinati che vedono nazisti dappertutto. Andiamo, vediamo, purtroppo il lavoro manca o ce n'è poco, però purtroppo gli incidenti sono ancora troppi. Vediamo cosa è successo oggi nel Vicentino. Fabbrica chiusa, turni di lavoro sospesi, tir dei fornitori deviati al parcheggio di fronte alla fabbrica. Dalle 9 di oggi alle acciaierie Beltrame di Vicenza si fanno i conti con la tragedia di un giovane uomo morto mentre lavorava. Andrea Ponzio, 35 anni, poco prima delle 9, è morto all'interno dello stabilimento di Via della Scienza. Sarebbe stato colpito al viso e al collo dallo scoppio di una tubatura. L'operaio era su un ponteggio quando è esploso un tubo di olio sotto alta pressione che l'ha preso in faccia. Ponzio è stato soccorso dai colleghi e dal personale del SUEM 118, quindi è stato portato d'urgenza con l'ambulanza in ospedale, dove però è morto per la gravità delle ferite riportate. La questione di fondo è che c'è un livello di rischio quotidiano ormai inaccettabile, e questo livello di rischio periodicamente, tragicamente e in tempi sempre più ravvicinati fa emergere infortuni gravi e anche mortali come quello di oggi, veramente una cosa che lascia senza fiato. Ponzio lascia la compagna e una figlia piccola. Alla Beltrame sarà sciopero per tutto venerdì. La produzione riprenderà lunedì mattina. Martedì sarà la giornata della solidarietà con la famiglia della vittima di tutti i metalmeccanici della provincia di Vicenza. A livello provinciale, come FIM, FIOM e WIM, abbiamo proclamato un'ora di sciopero per tutto il settore metalmeccanico della provincia, 4 ore nella siderurgia, fonderia e forge, perché questi fatti accadono troppo di frequente. Servizio di Guido Barbato, onorevole Dinca. Allora, manca poco al voto del 4 marzo. Adesso. Lei così, al di là di tutto quello che sta succedendo, le accuse, la guerra, insomma, come vede il Movimento 5 Stelle eventualmente al governo? Cioè che tipo di impostazione avrà un governo 5 Stelle? No, per esempio c'è il Ministero della Meritocrazia, ha detto poco fa Di Maio, e tante donne nei posti chiave. Beh sì, intanto facciamo però, esprimiamo la vicinanza alla famiglia dell'uomo sì. di 35 anni che oggi è mancato nella acciaieria. Sì. Per quanto riguarda il governo 5 Stelle, a parte il governo della meritocrazia, ma sarà anche il governo che finalmente metterà in pista l'agente provocatore, che qualcuno fa sorridere, ma diciamoci la verità, se Fampage ha potuto in qualche maniera portare alla luce questa problematica dei rifiuti in Campania e quindi anche in Veneto adesso, è perché qualcuno lo ha fatto, questo agente provocatore, e rischia in questo momento, le persone di Fampage rischiano il carcere perché hanno messo in campo qualcosa che oggi non esiste. Allora io credo che le forze politiche oggi presenti anche qui dovrebbero tutti quanti insieme promuovere questa possibilità e dire che l'agente provocatore è la persona che ci vuole, perché il poliziotto che sotto mentite spoglie insomma affronta il pubblico amministratore, il politico, facendo insomma in qualche maniera secondandolo verso una possibile tangente o verso fatti conclamati di corruzione, bene, e se questa persona poi ci casca all'interno e dimostra di avere una predisposizione verso la corruzione, bene, era ora che potessimo finalmente capire chi sono questi politici e queste persone che si comportano oggi in questa maniera. Questo, la gente sotto copertura, ma solo ma per alcuni reati, per i reati solo per alcuni reati.
della di terrorismo, ma non per la corruzione. Infatti, infatti allarghiamo questo spettro, va bene, e finalmente capiamo chi nella politica fa il furbo e chi invece è una persona onesta, perché ci vuole. Bene, allora, questa sarà una prima cosa. Un'altra cosa importantissima sarà la procura sui reati finanziari. Cioè, noi oggi i nostri magistrati non hanno una preparazione adeguata a affrontare le problematiche del settore bancario. Ci vuole una procura apposita sulla parte dei reati bancari. Dopodiché ci vogliono, abbiamo detto, ci vogliono le assunzioni di 10.000 nuovi poliziotti, carabinieri, personale della pubblica sicurezza, perché il Paese in questo momento ha avuto una riduzione nel 2009, sotto il governo Berlusconi, da 110.000 unità a 90.000 unità. Oggi abbiamo anche un'età media di 46 anni, va dato linfa vitale alle forze della polizia, perché chiaramente, ed è chiaro per tutti, non dobbiamo metterci una pistola sotto il cuscino, dobbiamo avere la sicurezza di avere delle forze di polizia che possono esprimere una sicurezza preventiva, di farci dormire sonni tranquilli, perché loro vigilano, e qui credo che siamo tutti quanti d'accordo. Poi è chiaro che in questo paese abbiamo un problema sull'immigrazione, abbiamo detto tutti quanti insieme, si risolve anche lì non semplicemente facendo appello alla pancia delle persone, ma lavorando in maniera chiara. Io devo dire anche che molto probabilmente se Minniti arrivava 8-9 mesi prima, 10 mesi prima, la situazione sarebbe stata ancora diversa. Oggigiorno la problematica avrebbe avuto un ministro come Alfano, che ha saputo passare dai governi di centrodestra a centrosinistra con una velocità incredibile, portando un disastro ovunque lui sia passato. Ma tra l'altro è normale, tra l'altro io aggiungo un'ultima parte, ma è possibile che ci troviamo nel 2018 ancora con Berlusconi non candidato in questo caso, perché non può esserlo, perché non può essere, non è eleggibile, ma è possibile che nel centrodestra ci sia ancora Berlusconi? Io il mio primo voto fatto nel 1994, sono un 76 io, c'era Berlusconi, ho fatto 5 anni in Parlamento, siamo riusciti a cacciare Berlusconi dal Parlamento, me lo ritrovo che esce dalla porta e mi rientra dalla finestra. Cioè, credo che il Paese abbia bisogno di una novità politica anche, credo che non sia possibile ancora una volta confrontarsi con Silvio Berlusconi, ed è inutile che le persone mi dicano per strada, ma quando c'era Berlusconi si stava meglio, ma che lo diciamo, se io chiediamo alle persone una riforma di Silvio Berlusconi, nessuno se ne ricorda una, a parte quella del fumo, altro che poi sta bene con Berlusconi, tutto fumo e niente arrosto. Ma di cosa stiamo parlando? Il Paese deve andare avanti con delle forze anche innovative e rivoluzionare in maniera gentile, come il Movimento 5 Stelle. Allora, senatore Vallardi. Ma credo che il problema di questo Paese non sia la candidatura di Silvio Berlusconi, ma è mandare, io credo, problemi. Bisogna parlare anche di problemi reali, perché se parliamo sempre contro le persone, bisogna anche essere. Sono loro che hanno i problemi, non li hanno mai risolti. Ma se continuiamo a parlare sempre contro e non facciamo mai nulla di propositivo, caro collega, che Berlusconi dopo 24 anni basta. Perché non impari a tacere come ho taciuto io? Ma ho taciuto sempre. Non mi sembra tanto. Da italiano ci siamo rotti le palle di avere persone che da 24 anni governano e non hanno mai risolto il problema del nostro Paese. Abbiamo capito come state amministrando quella di Roma, che con Virginia Raggi mi sembra che la città di Roma faccia veramente schifo, dove parliamo anche di Adamo ed Eva, se andiamo indietro. Tutto quello vediamo che cosa sta succedendo a Torino con quei fatti che credo che abbiano sicuramente si commentano da soli, ma non mi sembra che si stia facendo assolutamente nulla con l'amministrazione lì in mezzo. Con l'amministrazione che c'è a Torino, dove è stata l'unica amministrazione dove in una manifestazione pacifica si sono fatti male da soli, perché non avevano messo in atto le più normali misure di prevenzione sulla sicurezza, dove ci sono state durante una finale di partite di calcio. Io ho fatto il sindaco 20 anni e non è mai successo nulla, sicuramente non era a Torino, probabilmente sono stato fortunato, ma guarda caso dove amministrano i 5 Stelle nelle due città, Torino e Roma, mi sembra che le cose si commentino da sole. Va bene. Poi se vogliamo parlare sempre del passato, io credo che i cittadini italiani ne abbiano già abbastanza, dobbiamo parlare di futuro. E allora parliamo di cose reali, parliamo di cose concrete, parliamo dei problemi della gente, parliamo dei problemi della gente, parliamo di mandare le pensioni a una età sostenibile, perché dopo i 60 anni penso che le persone abbiano il diritto di potersene stare tranquillamente ad accudire i loro nipoti e a godersi il lavoro di
40 o 41 anni credo che siano più che sufficienti. Parliamo di legittima difesa, parliamo di sicurezza in questo paese, mi sembra che ormai i fatti si commentino assolutamente da soli. Parliamo di abolizione, l'avevo detto prima, della legge Fornero, ma parliamo di lavoro ai giovani. Lo abbiamo detto tutti quanti questa sera, ma dobbiamo fare qualcosa di concreto, perché se continuiamo a parlare di cose che riguardano il passato, i giovani continueranno ad andare a lavorare all'estero. Se non gli diamo la possibilità di aprire il credito affinché i giovani possano acquistarsi una casa, possano farsi una famiglia, possano farsi dei figli, chiaro che non avremo un futuro per questo paese. E la politica che ha attuato il governo di centrosinistra in questi ultimi 8 anni ha fatto sì che in questo paese si arrivi a un continuo flusso migratorio incontrollato. L'Italia è l'unico paese d'Europa che non ha adottato misure per frenare l'invasione degli extracomunitari. Siamo i più bravi? Io credo assolutamente di no, perché non siamo uno in grado di fronteggiare questa invasione dal punto di vista economico, perché non abbiamo lavoro per i nostri cittadini, non abbiamo lavoro per i nostri giovani, quindi tantomeno lo abbiamo per queste persone che entrano nel nostro territorio. Ci mettono in crisi dal punto di vista sanitario, perché abbiamo già problemi a dare delle soluzioni ai nostri cittadini dal punto di vista sanitario. Tutte queste persone che entrano nel nostro territorio creano ulteriori problemi. Ha ragione, e concludo, l'assessore di che parlava prima, l'assessore di Venezia, quando dice dobbiamo porre un tetto agli extracomunitari nelle scuole. Io l'avevo fatto una delibera in consiglio comunale ancora nel 2010, proprio perché non possiamo avere più del 30-35% di alunni extracomunitari, perché non perché siamo razzisti, ma perché creano problemi didattici, non conoscono la lingua, hanno problemi di integrazione e i maestri e i professori non riescono a seguirli. Quindi queste sono le cose serie di cui dobbiamo parlare. Senta, allora vediamo chi firma l'impegno a sostenere l'autonomia del Veneto. Partiamo da lei. Ma certo, io lo firmo più che volentieri, sono stato uno dei promotori assieme chiaramente al nostro governatore, e per me è un onore poterlo firmare. Bene, bene. Onorevole Dinca, ho fatto campagna elettorale per il referendum sull'autonomia più volte, sicuramente io lo firmo. Dall'altra parte però credo che a forza di chiederci di firmare documenti su documenti, mi sembra quasi, insomma, che forse alla fin dei conti si firma solo perché siamo costretti. Io lo vedo in tante manifestazioni intorno, mi auguro che ci sia effettivamente anche su questo ambito una posizione da parte di tutti quanti, dal Partito Democratico fino a Fratelli d'Italia, Movimento 5 Stelle e la Lega, perché effettivamente l'autonomia possa andare a buon fine, come si parla in Costituzione 116-117. Raffaele Speranzon. Assolutamente favorevole a firmarlo, sono stato un sostenitore di questo referendum, e speriamo che tutti i parlamentari veneti non dimentichino la necessità di dare risposta al territorio, anche se la legge elettorale, purtroppo, come ha ricordato qualcuno, in alcuni casi fa sì che gli eletti dai veneti non siano veneti, ma siano persone che appartengono a altri territori e altre regioni, che arrivano da fuori. Quindi ha firmato anche Raffaele Speranzon. Luana Zanella. Io sono anch'io d'accordo per l'autonomia del Veneto, e sottolineo il fatto che se si sta realizzando, si sta realizzando perché c'è un accordo forte con il governo, in particolare con il sottosegretario Bressa, che si è dato molto da fare, veneto anche lui, anche se anche lui è eletto in a Bolzano, quindi vabbè, comunque, insomma, e quindi di autonomia se ne intende tantissimo. Non che fosse proprio convinto dell'autonomia del Veneto Bressa, adesso diciamoci la verità, era in forte contrasto durante il referendum, e non lo voleva nemmeno il referendum. Scusami, diciamoci la verità, altrimenti ci raccontiamo bugie, insomma. Lo sottoscrivo questo documento, e direi però, se mi è concesso, non perché alla luce dell'eccezionale risultato, a prescindere dall'eccezionale risultato, comunque sempre un risultato importante, non lo neghiamo, perché sono d'accordo anche per la Lombardia, dove il risultato non è stato altrettanto eccezionale. D'accordo? I Verdi sono sempre stati federalisti. Ma non c'era il quorum. Ma io sarei. Certo. Ma non c'era il quorum, quindi non è che fosse importante. Importante o no? I numeri in assoluto e anche in percentuale sono differenti a favore del Veneto, o no?
Sì, intanto diamo il Veneto, poi per la Lombardia allora, no, parliamo. Il 98,1% perché siete così? Siete talmente egoisti? Ma perché dobbiamo farlo? Dobbiamo pure iniziare a farlo, perché se siamo dispersivi non riusciremo mai a arrivare a nessuna parte. Guarda che l'Emilia Romagna l'ha fatto senza referendum, perché esatto, è diverso, ha fatto un percorso diverso. Allora, non è positivo. Sono dei processi diversi che portano però a un decentramento del potere amministrativo nel nostro paese. Ma non è che sia una cosa di adesso, è un processo che è nato negli anni 90 ancora. Dobbiamo chiudere, con il federalismo. Quando tu eri piccolo, forse non. Lei ha firmato nel 2001. Comunque io firmo. Anche la Zanella, poi daremo prima del voto, qualche giorno prima, insomma, l'elenco di tutti i candidati che hanno voluto firmare. Allora, l'elezione d'Europa prevede lo scenario peggiore, così ha detto Juncker poche ore fa, scatenando un putiferio. Dobbiamo chiudere, la democrazia finirà per corruzione e ladri ed incapaci svuoteranno le casse dello Stato. E poi, allora, grazie molti a Patrizio Miattello, grazie a senatore Vallardi, Federico Dinca, Raffaele Speranzon, Luana Zanella, Fabio Bui, grazie tante, ci vediamo domani sera. Grazie, arrivederci. Arrivederci. Bella trasmissione. Ascotrade, luce e gas, energia dalle nostre mani.